Buongiorno. Il Vangelo di oggi ci dà una lettura particolare di Gesù sul senso della vita. Normalmente l'uomo è egocentrico, egoista, pensa a se stesso, pensa a difendersi, ad affermarsi. Gesù dà un'altra lettura. Dice: come il Padre ha mandato me, ha fatto della mia vita un dono all'umanità e io do la mia vita per la salvezza degli uomini, anche voi fate dono della vostra vita gli uni gli altri. E per essere credibile manda i suoi a portare questo annuncio in maniera povera, disinteressata, che non ci siano i soldi di mezzo, perché appaia come un vero dono. E questa è una bella rivoluzione. Il senso della coppia non è l'uomo che dice alla donna sei mia, ma ti faccio dono della mia vita. E la donna dice all'uomo affido a te la mia vita, la metto nelle tue mani. E insieme, frutto del loro amore, generano i loro bambini e li aiutano a crescere mettendosi al servizio dei loro figli, col bambino al centro. E in questo progetto così ampio, così ricco d'amore, credo che i genitori oggi possano avere un grande ruolo. Oggi la gioventù fa fatica a impegnarsi in un progetto di generare bambini e poi legare la propria vita per crescerli al meglio. Ma secondo me l'esperienza dei genitori, la parola calda, la parola ragionata delle mamme, dei papà, la mamma che dice alla figlia io mi sono realizzata fino quando ti ho generata, quando ti ho stretto tra le braccia, e il papà che dice al figlio anche a me piaceva essere libero, però quando ti ho visto nascere ho capito che la tua vita era nelle mie mani e questa responsabilità non mi ha pesato, ma ha reso intensa, direi piena di frutto, anche soddisfatta la mia vita. Buona domenica a tutti.